Ciao a tutti, mi chiamo Rosario Miccichè. Oggi ho deciso di realizzare questo video per mostrarvi un calamento molto semplice e vi faccio vedere anche l'esca che io uso per insidiare l'orata. Io in bobina ho messo uno 0,35 di colore verdastro, che è come il colore che vi faccio vedere dello spot di pesca in cui pescheremo oggi, e andiamo a inserire un piombo scorrevole da 70 grammi, visto che c'è un po' di corrente in acqua. Voi potete variare, potete usare anche un 50 grammi in condizioni di mare calmo. E poi, di seguito al piombo a goccia, inseriamo uno stoppino di questo tipo, piccolino, fluorescente, che avrà sempre un effetto di luminosità sott'acqua, quindi avrà sempre un effetto attirante. E dopodiché faremo una doppia gassa, un nodo a doppia gassa che vi faccio vedere. Basta prendere le estremità della lenza, piegarle in questa maniera, ripiegarlo e formare due asole. Dopodiché facciamo un primo giro, poi anche un secondo, e lo stringiamo cercando di mettere parallelamente in maniera perfetta le due asole. Fatto questo, prepariamo un finale. Io solitamente uso uno 0,35, un attimo che prendo la forbicina. Uso uno 0,35 fluorocarbon, sempre della stessa fattura che uso per la lenza madre, e lo facciamo all'incirca di 80 centimetri. Molti di voi mi hanno chiesto come mai io uso solo una paratura per pescare alle orate. Beh, io rispondo che la cosa più semplice è la cosa più efficace, secondo me, specialmente quando si pesca nei porti con fondali rocciosi dove è facile incagliare, come è proprio questo spot di pesca. Lo spot di oggi è proprio principalmente roccioso, sono presenti molti scogli, e se qualcuno di voi può anche usare dei temolini per evitare l'arroccamento, ma purtroppo qui per cercare di prendere qualche pesce dobbiamo lanciare in canale, e quindi un piombo a goccia è più aerodinamico per la lunga gettata. Gli ami che andremo a montare sono degli ami a becco d'aquila. Sono degli ami a becco d'aquila del 3/0, questi che vedete, leggermente ricurvi, e li andiamo a collocare sul terminale. Abbiamo già una canna in pesca, speriamo di mostrarvi in diretta qualche bella cattura. Parliamo dell'esca. Io principalmente per la pesca all'orata uso il pacuro. Vi mostrerò adesso come innescarlo, perché molti di voi me lo chiedono, e posso dirvi che è un'esca abbastanza semplice. Dovete solo fare attenzione a non farvi prendere dalle chele da questo animaletto, che può farvi veramente molto male. E allora, fatto questo, andiamo a collocare il finale alla nostra lenza madre, il nostro piombo. Ultimamente anche altre persone mi hanno chiesto con quale esca, non credendo al fatto che io usassi il pacuro. Oggi ve lo mostrerò dal vivo. Allora, eccoci qua, vi faccio vedere il pacuro. Il pacuro si trova dentro questa conchiglia e dobbiamo cercare di estrarlo senza danneggiarlo col martelletto. Quindi è bene dare sempre dei piccoli colpetti all'esterno della conchiglia. E per farlo uscire completamente basta solleticare la parte della coda, che lui da solo verrà fuori. Eccolo qua, il nostro pacurino. Adesso vi faccio vedere l'innesco, che è molto semplice. Fate sempre attenzione
alle chele, le tenete ben strette con questa mano, con l'altra mano inserite sulla parte superiore della coda l'amo a becco d'aquila e lo fate passare per tutta la coda. Dopodiché, sempre facendo attenzione a queste chele, prendiamo la lenza e la facciamo passare attraverso le zampette, facendo una volta attorno alla testa in questa maniera. Adesso vi faccio vedere bene, e tiriamo leggermente fino a stringerlo senza danneggiarlo. La nostra esca si presenterà così in acqua, si muoverà e sarà molto catturante. Adesso lancerò le canne in acqua e spero di mostrarvi una bella cattura in diretta. Ci vediamo dopo. Abbiamo appena avuto una mangiata, non è una di quelle importanti, però vediamo di cosa si tratta. Credo sia una rata di piccola taglia, anche se questa canna abbiamo la mangiata. Sembra di buona fattura. Purtroppo in questi periodi nel porto ci sono i pesci serra e c'è anche qualche cebbiola, e quindi infastidisce molto il pesce che noi vogliamo insediare, che è l'orata. Quindi mangia male, mangia con diffidenza. Speriamo che oggi qualcosa prendiamo. Col paturo non si può insediare soltanto l'orata, ma possiamo prendere anche qualche bel sarago, qualche bella cerniotta, ma principalmente l'orata. Niente, piccole mangiate, qualche sparido, nulla di fatto. Il fondale di questo porto si presenta a tratti sabbioso, ma per la maggior parte è roccioso. Io da diverso tempo che pesco qui sul posto, ormai ho imparato su per giù a trovarmi il punto dove incagliare il meno possibile. Come potete vedere è stata mangiata la parte della coda, del paguro, quindi sicuramente si trattava del pesce piccolo, perché l'orata avrebbe prima dato il morso sulla parte crostacea e poi avrebbe ingoiato la coda. Facciamo un altro innesco, ci vediamo dopo. Adesso vi faccio vedere proprio da vicino come va innescato il paguro. Con indice e pollice teniamo le chele di questo animale, che può farci male se ci prende. Tiriamo leggermente giù la coda, inseriamo l'amo all'interno, facendo attenzione di non bucarlo più di tanto. Facciamo passare perfettamente intorno a tutto l'amo, così, e cerchiamo di inserire la punta nella parte dove c'è la parte dura. Tenendo sempre le chele con le mani, perché amici può farvi veramente molto male, e prendiamo la lenza, la passiamo attraverso le zampette, facendo attenzione a non farli prendere nemmeno la lenza con le chele, e poi lo portiamo sulla parte superiore della testa, stirando leggermente fino a che si stringe, e poi è pronto. Si presenterà così. Adesso sembra che non si muove, ma poi in acqua prenderà il suo movimento naturale.